sulle pregiudiziali e poi votando a favore della legge elettorale noi non rinunciamo alla nostra coscienza ma riprendiamo questo cammino di riformatori iniziato 30 anni fa che vuole potenziare e non diminuire la sovranità popolare. La ringrazio. Allora, colleghi, passiamo ai voti. Avverto che il gruppo Forza Italia ha chiesto, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, che le votazioni sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e sulle questioni pregiudiziali di merito abbiano luogo a scrutinio segreto. Ricordo che, secondo la prassi costante, il voto sulle questioni pregiudiziali, potendo determinare la reiezione dell'intero provvedimento, deve essere effettuato con le stesse modalità adottabili per la votazione finale. Nel caso in esame, le norme contenute nel provvedimento, introducendo significative modifiche al sistema elettorale vigente, rientrano senz'altro, sulla base di un giudizio di prevalenza, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1 del Regolamento, secondo la costante prassi interpretativa, come del resto confermato dal fatto che non si è proceduto al contingentamento dei tempi in esame per il seguito della discussione del primo calendario di iscrizione. Alla luce delle considerazioni sovraesposte, la richiesta di scrutinio segreto sulle questioni pregiudiziali può essere accolta. Passiamo ai voti. Pongo in votazione a scrutinio segreto le questioni pregiudiziali di costituzionalità Scotto ed altri numero 1, Invernizzi ed altri numero 2, Cozzolini ed altri numero 3, Brunetta ed altri numero 4. Dichiaro aperta la votazione. Di Salvo, Bolognesi, Cicchitto, Bratti, di qua? Sorial, Realacci, Vecchio, Dell'Ai, riesce a votare, sì? Ancora Bratti? Bratti. Non riesce a votare, adesso arriva il tecnico. Allora, chi altro ha la braccia alzate? Ci siamo, Bratti ha votato? No. Qui davanti? Allora, stanno cercando di sbloccare il terminale. Un attimo di pazienza, c'è un collega che ha dei problemi col terminale. Allora, vediamo se riesce a votare Bratti. È riuscito? Da qui non lo vedo. Sì, ha votato, hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 209, contrari 384, la Camera respinge. Allora, pongo ora in votazione a scrutinio segreto le questioni pregiudiziali di merito, Scotto ed altri numero 1. Dadone ed altri numero 2, Brunetta ed altri numero 3. Dichiaro aperta la votazione. Carbone. Russo. Carrozza. Formisano. Ci siamo? Guardate un po'. Epifani. Allora, hanno votato, mi sembra, no? Bene. Hanno votato tutti i colleghi. Dichiaro chiusa la votazione.
Favorevoli 208, contrari 385, la Camera respinge. Allora, colleghi, continuiamo. Essendo state dunque respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito, passiamo alla questione sospensiva Brunetta ed altri numero 1. A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione sospensiva può essere illustrata per non più di 10 minuti da un solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. Illustra la questione sospensiva Brunetta ed altri numero 1 il deputato Rocco Palese. Prego, deputato. Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'esame della riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati non può prescindere dalla stretta connessione a tutti evidente fra riforma elettorale e riforma costituzionale. È attualmente in discussione in terza lettura al Senato il disegno di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. L'evidente connessione è dovuta in particolare al fatto che la proposta di legge di modifica del sistema elettorale in esame riguarda l'elezione della sola Camera dei Deputati.